successo dell'euro. E qual è la manifestazione più concreta del grande successo dell'euro? La Grecia. Perché? Perché l'euro è stato creato sì per avere una moneta unica, ma soprattutto per convincere la Germania, che ha fatto il grande sacrificio di rinunciare al marco per avere una moneta comune europea, che attraverso l'euro, attraverso i vincoli che nascevano con l'euro, la cultura della stabilità, il presidente Ciampi richiamava sempre la cultura della stabilità tedesca, si sarebbe diffusa un po' per volta tutti. Quale caso di scuola si sarebbe mai potuto immaginare? Caso limite di una Grecia che è costretta a dare abbastanza peso alla cultura della stabilità che sta trasformando se stessa. Vedete. Si è svolta in un'Atene deserta.
deserta col centro della capitale isolato da ingenti schieramenti di polizia per evitare contestazioni, una scelta criticata anche in Parlamento. Dino, Kyrios Schäuble. Chi è il signor Schäuble, del quale i greci non possono contestare la presenza e le sue stesse politiche? Che regime è questo che isola il centro di Atene e perfino le strade per l'aeroporto per assicurarsi che il signor Schäuble non sente il grido delle sue vittime? Che ti metti chi io do, procchimendo di potirete, o Kyrios Schäuble, ma mi accusi, ti si mogliès, ton epicordo. La Grecia per il sesto anno consecutivo affonda nella recessione, mentre il tasso di disoccupazione sta avvicinandosi pericolosamente alla soglia record del 30%. Thank you.
al suo capitano Lodi Hegel. Oggi pomeriggio parte favorita anche perché si è conquistata l'attenzione della stampa con la sua problematica. E adesso vediamo lo schieramento. La Germania gioca 4-2-4, Leibniz in porta, in difesa Kant, Hegel, Schopenhauer e Schelling, all'attacco Schlegel, Wittgenstein, Nietzsche, Heidegger, a centrocampo Beckenbauer e Jaspers. La presenza di Beckenbauer è una vera sorpresa. Entra loro in campo la Grecia, capitanata dal vecchio centromediano Arakleios. Vediamo la loro formazione e come previsto c'è una nutrita difesa. Platone al centro, Socrate al centro attacco e Aristotele libero. Aristotele sembra oggi in grandissima forma. Mannaggia Luganaccio Buzzone, ma me domando, ma questa Europa, ma chi la vuole se tutti sono contenti che ha vinto il no? E se pure i fascisti sono contenti che ha vinto i comunisti? E non è l'unica cosa che non si capisce, già, sì, prima dell'euro, la destra, la sinistra, gli slogan erano chiari a tutti, voglia che molla il grido di battaglia, fascisti carogne tornate nelle foglie, oggi la situazione è complicata, Siriza, partito di sinistra, vota con la destra albadurata, Salvini, nei dichiarazioni sta con Maurizio Landini, insomma, una delle cose buone di quest'euro è e intanto sentiamo Alexis Tsipras in Parlamento a Bruxelles. I soldi che ci avete prestato non sono andati a favore del popolo greco né a favore dell'economia reale, sono andati alle banche greche e straniere. La mia patria è stata trasformata in un laboratorio sperimentale che ha portato il popolo greco a esaurire la sua capacità di resistenza, facendo fallire l'esperimento. Con il referendum hai distrutto la fiducia in Europa. Lei ha un bilancio catastrofico, non rappresenta la speranza. Lei non dice la verità e questa non è una politica dignitosa. Tsipras ha voluto chiudere il suo discorso così. Sofocle ci ha insegnato che la legge superiore a quella degli uomini è la giustizia. Credo che siamo in un momento in cui vige questo principio. Manolis Glexos, che tirò giù la bandiera nazista dal Partenone, dichiara. Mi rivolgo a tutti quanti sognano di cacciare la Grecia dall'Europa. Beh, non sarà così, perché l'Europa, dal punto di vista morfologico, concettuale, sostanziale, è una creazione della Grecia. E noi l'Europa non ve la regaleremo, non ve la regaliamo l'Europa. Shot seen at my door, my consciousness is leaping tonight. The parting is sad.